I film e gli attori che hanno fatto del cinema una leggenda moderna. I miti di Hollywood per Cineclub da settembre su Tele Monte Carlo, la TV del 90. Bulova vi informa dell'ora esatta. Bulova, la macchina del tempo. È l'ora dell'informazione. Buonasera, ha suscitato notevole interesse la proposta formulata dal ministro degli esteri sovietico, Shevardnadze, di indire una conferenza di pace internazionale sul Golfo Persico. Secondo Shevardnadze, la conferenza sarebbe l'unico modo per evitare uno scontro armato nel Golfo e per ripristinare la legalità violata dall'Iraq con l'invasione del Kuwait. Secondo Shevardnadze, alla conferenza dovrebbe partecipare anche Israele, proposta che non è stata per ora respinta da Gerusalemme. Si è chiusa intanto stamane a Roma la visita europea di Re Hussein di Giordania. Il sovrano, promotore di un'iniziativa di pace che ha incontrato scarso successo, ha chiesto all'Italia, presidente di turno della CE, sostanziosi aiuti per il suo paese, che è forse il più colpito economicamente dalle sanzioni contro l'Iraq. Altri 15 tra donne e ragazzi italiani sono rientrati oggi pomeriggio in patria da Baghdad. Sono i familiari di un gruppo di tecnici della società Ansaldo, rimasti a lavorare in diversi impianti in Iraq. L'Ansaldo ha provveduto a noleggiare i due aerei che hanno riportato i 15 in Italia. Tre sono scesi a Roma, gli altri a Milano. Tutti erano stanchi e poco propensi a raccontare la loro esperienza per evidente paura di ritorsioni irachene sui loro congiunti. Si è appreso intanto che anche altri 24 italiani giunti a Baghdad dal Kuwait sono stati autorizzati a partire. Si sono aperti oggi a Mosca i lavori della seconda fase di fondazione del Partito Comunista Russo. La Repubblica Federativa Russa era l'unica, tra quelle sovietiche, a non avere un proprio partito comunista. Intanto, proprio nella capitale scarseggia il pane e anche oggi, come nei giorni scorsi, si sono formate lunghe code davanti alle paretterie. In alcuni casi la gente protesta. Tuttavia le autorità negano che ci sia una reale crisi. La mancanza di pane sarebbe invece addebitata alla stessa popolazione che al minimo segnale di scarsità di un qualsiasi prodotto si precipiterebbe a farne incetta nei negozi. È di almeno 40 morti il bilancio dei violenti scontri tribali scoppiati fra ieri sera e oggi in Sudafrica. Gli incidenti si sono verificati in alcune township nei pressi di Johannesburg, in coincidenza con la visita del presidente de Klerk a Soweto e del leader anti-apartheid Mandela a Sebokeng. In quest'ultima località la polizia ha sparato contro una folla di 5.000 persone che minacciava un'irruzione in un ostello per lavoratori stagionali, dove nei giorni scorsi erano morti 4 uomini. Nelle ultime 3 settimane le violenze interetniche in Sudafrica hanno causato oltre 500.000 di morti. È tutto per una panoramica completa sui principali fatti del giorno. Appuntamento alle 23.30 con Stasera News. Ci vediamo dopo.